Sembra che l'assessore Bianchi è stato chiaro, cioè la Sicilia non ha un euro a disposizione per investimenti, per fare operazioni di assestamento di bilancio, è vincolata, quindi ha detto chiaro che saranno costretti, loro chiamano di riforme, ma sono tagli su quelle che sono le spese dell'emergenza tradizionale in Sicilia, quindi forestali, formazione, quella parte resta ancora a carico del bilancio regionale, precari enti locali, e trasporto pubblico locale, e quindi senza una strategia più complessiva rischia di diventare solo un ulteriore aggravamento del sistema sociale. In Sicilia si rischia il massacro sociale. La regione, dice Maurizio Bernave, è vincolata ad attuare un taglio di spesa di carattere epocale nella propria manovra finanziaria, che sarà presentata dalla Giunta entro la prossima settimana. Il numero uno della CISL oggi a Catania per prendere parte all'attivo del sindacato sui temi dello sciopero nazionale del 15 novembre, programmato anche da CGIL UIL per chiedere al governo una decisa modifica della legge di stabilità e della manifestazione del 23 novembre. Questo spostamento risorse dagli sprechi alle rendite, alle politiche sociali, alla minor tassazione a chi più soffre e anche alle imprese per investire va fatto mettendo insieme Stato, Regione, enti locali. In Sicilia siamo di fronte ad un'emergenza economica e sociale senza precedenti, una situazione che, come ha ribadito stamattina la CISL dal salone dell'ente scuole edile di Catania, deve essere risolta al più presto. La CISL chiederà al governo regionale, insieme al governo nazionale e agli enti locali, di spostare le risorse da sprechi e costi eccessivi della politica e del funzionamento della macchina amministrativa verso interventi a favore della povertà, delle politiche sociali, a favore dello sviluppo nel territorio. Ecco perché la CISL aderisce allo sciopero del 15 novembre, non manifesterà nel territorio, perché manifesterà il 23 novembre a Palermo.